A nome di tutta la nostra scuola Orsolini di San Carlo, quindi anche a nome di tutti i docenti, di tutte le persone che vi lavorano, esprimo proprio il mio grande orgoglio e la riconoscenza per aver potuto ospitare questa bella mostra. È una mostra che nasce in un momento importante, quello che prende in considerazione il valore della famiglia, una mostra di carattere religioso, umano, perché religioso e umano vanno insieme, e abbiamo davvero la gioia di ospitarla come momento importante. La mostra è stata esposta in primo luogo alla Villa Sacro Cuore a Triuggio e poi al seminario di Venegono ed è arrivata qui da noi. La ospitiamo per tutta la settimana. Ringraziamo moltissimo il curatore, il signor Vincenzo Cerrato, che ha dedicato tempo, energie e proprio tanta umanità, tanto desiderio di bene alla realizzazione della mostra. Adesso il signor Cerrato spiegherà in modo più particolareggiato il valore di questo grande e bel lavoro che affidiamo a tutte le famiglie. Buongiorno, innanzitutto ringrazio molto madre Luisa, che ci ha ricevuto qua dall'Istituto delle Orsoline per questa mostra, che dopo essere partita da Triuggio, che ha visitato il Cardinale Antonelli, che è il Presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia, è stata visitata anche dai nostri cardinali emeriti Tettamanzi e il Cardinale attuale Angelo Scola. Perché è nata questa mostra? Diciamo per stare un po' dietro al momento della famiglia, un momento particolare un po' per tutti noi, e abbiamo voluto creare non soltanto attraverso delle immagini, delle riproduzioni di quadri, ma proprio attraverso testi sia per quanto riguarda cardinalizi, testi che appartengono al Missale Romano, piuttosto testi arcivescovili, e abbiamo voluto creare un percorso che parte dalla nascita alla morte, un percorso che famiglia intesa sotto forma di vocazione, famiglia santità, famiglia alleanza, famiglia matrimonio, e ad ogni tema c'è una riproduzione di qualche affresco, che in genere sono affreschi poco conosciuti, perché abbiamo voluto usare proprio nomi poco conosciuti, ma che hanno lasciato a noi nel tempo, diciamo, riproduzioni, affreschi molto belli. Parliamo di affreschi del 1475 di Pietro d'Acemmo, piuttosto che molti sono della Val Camonica, perché abbiamo lavorato mesi da quelle parti. Affreschi di autori ignoti del 1600, la Madonna che porta a scuola il bambino. Abbiamo voluto mettere pure qualche cosa di modernità, tipo il Guttuso 1983 del Sacro Monte di Varese, come un romanino L'ultima cena a Pisogne, sempre in provincia di Brescia. Insomma, abbiamo fatto un lavoro che francamente siamo rimasti fino ad oggi molto soddisfatti. Ecco, è una mostra itinerante e in questi mesi molto probabilmente saremo anche al De Filippi di Varese, e piano piano la stiamo organizzando. Perché l'obiettivo nostro non è che dopo il 3 di giugno, che abbiamo avuto la visita del Papa di Sua Santità a Milano, deve finire questo discorso della famiglia, ma noi cerchiamo di portarla avanti, e appunto abbiamo creato questa mostra itinerante, ecco il tutto. Invitiamo allora tutte le persone che desiderano, tutti quelli che passano vicino alla nostra scuola, ad entrare per visitare questa mostra. Riceveranno sicuramente un messaggio molto bello, molto importante, che farà crescere nella vita di famiglia. La mostra rimarrà aperta, come ho già detto, fino a sabato 19 maggio.